sulla spalla, mi scrolla sempre più violentemente. Mencarelli, namo un po'? E l'infermiere sta tentando di svegliarmi. Dai, sono le 11 passate, tra un quarto d'ora te deve vedere medico. Mi prende per le spalle e mi tira su. Buongiorno principino, te sei fatta una bella dormita. E te credo, con quello che t'hanno sparato in vena, ce la fai a dimmi come ti chiami? Provaci un po'. Ho la bocca secca, la testa rimbomba. Daniele, Daniele Mencarelli. Si sveglia così, sul letto di una clinica psichiatrica di Roma, Daniele Mencarelli, protagonista e autore del romanzo Tutto chiede salvezza, edito da Mondadori nel 2020. Daniele ha 20 anni ed è ricoverato in regime di trattamento sanitario obbligatorio dopo una crisi psicotica in cui ha quasi distrutto la casa e quasi ammazzato il padre. Le ragioni di questa crisi emergono gradualmente nel corso del romanzo, a cominciare con la telefonata con la madre il primo giorno di ricovero. Sono 2 anni che giriamo, nessuno ci ha capito niente. Lì dentro magari riusciranno a scoprire che è che ti fa tanto soffrire, perché un ragazzo di 20 anni dovrebbe essere felice. Tu invece vai avanti a tristezza, non sappiamo più che fa per levartela di dosso. L'autocontrollo che si era imposta si sgretola come terra secca. Io vorrei vederti felice. Riesce a dire solo questo, poi di lei arrivano i singhiozzi. Ma io non sono infelice, non si tratta di felicità, mi sembra di essere l'unico a rendersi conto che siamo tutti equilibristi, che da un momento a un altro uno smette di respirare e li infilano dentro una bara, come niente fosse, che il tempo mi sembra come un insulto a te, a papà, e me c'è incazzo. Poi più avanti è Daniele stesso a spiegare. Vorrei avere una corazza, un'armatura del miglior ferro, capace di tenermi distante dalle cose. Vorrei non disperarmi per la disperazione degli altri, non sentire la vita degli altri saldata alla mia con un patto di sangue. Perché il dolore costa fatica. Ho 20 anni, ma ho sofferto per 1000, rimanendo sempre uguale a me stesso. Un bambino di fronte a un dolore che non puoi conoscere né addomesticare. E se invece la via della salvezza, la redenzione dal dolore arrivasse proprio dalla connessione profonda, dal contatto con la sofferenza degli altri compagni di reparto che come lui provano ad uscire dall'abisso della malattia mentale in una società che non è capace di comprendere e accogliere la fragilità e la diversità? Se la ricerca di senso trovasse la sua direzione proprio nell'empatia e nell'accettazione delle fragilità proprie e altrui, buona lettura.